Ciao, benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Daria, consueto appuntamento mensile. Oggi vi mostrerò tutti i profumi che ho maggiormente utilizzato nel mese appena trascorso, quindi parliamo di maggio 2023. Ci sono delle novità, ci sono dei profumi di nicchia, ci sono delle chicche davvero low cost, alcuni sono nuovi, altri invece li avete già visti nel corso di altri contenuti qui sul canale. Come sempre vi dico la Combo Labbra ed è un rossetto liquido nella colorazione Nude Peach 01 di Wake Up Cosmetics e su ho picchiettato questo gloss di Chloe Morello Lip Icing Cake di Pixi. La combo mi piace moltissimo, questo nude davvero delicato. Come sempre grazie mille a tutti quelli che hanno supportato il mio canale con un like, lasciando un commento qui sotto. Mi raccomando, è importante anche attivare la campanella e iscrivervi al canale per supportarmi davvero. Quindi grazie mille a tutti i messaggi e grazie anche a chi ha scambiato quattro chiacchiere con me su Instagram. Mi trovate sempre come Lilla Cupcake. Allora, qui davanti a me ho veramente tantissimi profumi, faccio fatica, ho la luce puntata e inizia davvero a far caldo. Non mi dilungo tanto, ma vi farò vedere tutti i profumi. Non vi descriverò tutte le piramidi olfattive, ovviamente, ma vi dirò le sensazioni di questi profumi che ho tanto amato e utilizzato in questo mese appena trascorso. Io direi iniziamo subito. Allora, partiamo con un amato e ritrovato ed è Mandorla dell'Erbolario. Qualcuno dice che abbia l'odore della coccoina, ma in realtà a me piace proprio perché c'è questa parte di mandorla vanigliata che non è però tanto zuccherina, anzi diventa una mandorla molto calcata e polverosa, profumo intimo, non ha una grande proiezione, una grande scia, credo siano stati anche comunque riformulati, durano 3-4 ore su di me, dopodiché diventa un profumo intimo, ma come vi ho detto nel precedente video, anzi grazie per tutti insomma i commenti e i suggerimenti, io ci tengo sempre tanto a coinvolgervi e ho letto tutti i vostri commenti. Come vi dicevo nell'altro video, è importante anche non disturbare con la scia. Tra l'altro la scia fine ed elegante è quella un po' più silenziosa. Anche come retaggio storico, insomma, la grande scia profumata non è indice nemmeno di grande igiene, se andiamo a vedere tempo addietro nella casa reale inglese. O comunque ancora di più nella parte storica francese. In ogni caso, perdonate questa digressione storica, ho amato tantissimo Mandorla dell'Erbolario e puntavo anche alla full size, non lo so perché attualmente credo sia un profumo che è più indicato nella parte autunnale, quindi spero comunque di trovarlo più in là. Per adesso ho tanti profumi in wishlist e uscirà a breve un nuovo video di profumi low cost che ho acquistato, che non mi sento di accumulare altri profumi di mandorla. Comunque lui è un grandissimo profumo. Ho utilizzato e amato e sto amando e sto anche super consumando uno nuovo ed è l'Arbre de la Connaissance di Jovois, un bellissimo profumo al fico, l'albero della conoscenza. Quindi c'è un rimando anche ai primi uomini, ad Adamo ed Eva, alla foglia di fico. Questo è un bellissimo fico, io sto amando tutti i profumi al fico, li sto mettendo da parte per poter farvi delle recensioni di tutti i profumi al fico. Qui dentro c'è non solo nota del frutto, ma anche della parte legnosa, quindi è un perfetto unisex, elegantissimo, bellissimo, mi hanno fatto tanti complimenti. È un profumo nuovo, originale, non scontato, e se volete è davvero una scia molto originale, poco blasonata, io direi andate su Arbre de la Connaissance. Ha questa proiezione molto moderata, ma che comunque si fa sentire, dura tantissimo. Io lo sto veramente, veramente amando, mi piace tanto, mi conforta, mi mette di buon umore questa nota bella, verde e anche legnosa del fico, che davvero ne vale la pena in questo periodo, soprattutto con il grande caldo che sta arrivando, perché vi rinfresca anche la giornata. Look perfetto con questo profumo un po' tutti, quindi veramente poliedrico e sfruttabile in ogni singola occasione. Altro profumo al fico che sto amando tantissimo è Easy to Love di Eau d'Italie. Tutti i link di riferimento ve li metterò giù nell'info box e anche insomma così vi potete rendere conto della fascia di prezzo. Parliamo di profumo di nicchia
Questa linea è stata ideata esclusivamente per le Siri News a Positano. Qui dentro c'è anche una nota di miele, ma che non è calda. È un miele avvolgente e dolce, ma che connota una parte più zuccherina di questo profumo, che è veramente fruttato, freschissimo, perfetto per l'estate. Easy to love, è facile da amare. Davvero, difficilmente secondo me può non incontrare i gusti di tutti. È un profumo anche lui che mi tira su di morale, fresco, fruttato e dolce al punto giusto, quindi non stucchevole. Lui anche sarà inserito nei profumi al fico, ma preparatevi perché ho tanti contenuti e ve ne parlerò molto presto anche nello specifico. Posso dire che di questo profumo mi piace anche la metamorfosi dolce, ma molto in sintonia con tutte le altre note, quindi non prevale una parte floreale, una parte fruttata o una parte dolce, è tutto molto ben equilibrato e difficilmente potete trovare una nota stonata in questo profumo. Lui è Easy to Love di Eau d'Italie. Ho amato e apprezzato lui Hayat di Maiora Parfum, conosciuto grazie a Nasodani. Maiora Parfum realizza tutto a mano, anche le boccette, come potete vedere. Lui è Hayat Mandorla e Caffè, che attualmente metterò un po' in stand by perché è veramente forte, deciso, di una mandorla prepotente, di un grandissimo caffè di alta qualità. Se vi piace questo connubio mandorla e caffè, non potete perdervi Hayat, che è fortissimo come un tatuaggio, quasi come se fosse davvero facente parte della vostra pelle, ma non come skin scent, proprio come tatuaggio impresso. Ha una parte molto adesiva come profumo, ma che non risulta mai cafone, volgare, assolutamente no. E sto puntando di questo brand Frenesia e Kiraz, che mi piacciono tanto e credo che siano più idoni e indicati per la bella stagione che sta arrivando. Utilizzatissimo e pagato, ma veramente poco, sto parlando di meno di 3 euro, acqua di Nani, questa è rosa e violette. Qui devo ringraziare Stefania del canale Parvana Stefania, Donatella di Cicco e il Mauro e i profumi. Loro mi hanno indicato le acque di Nani, non è l'unica che ho acquistato. Nonostante il prezzo piccolo, è un made in Italy con aloe vera bio certificata all'interno. Quindi secondo me è perfetta questo tipo di acqua profumata, davvero per rinfrescare e lenire la pelle anche un po' scottata dal sole, perché ha questa aloe all'interno che davvero va a dare un tocco lenitivo alla pelle. Nello specifico questa rosa e violetta è veramente un gusto retro ma moderno, nel senso che c'è questa parte un po' retro di rosa e violetta che veniva utilizzato un po' dalle nostre nonne, ma non è qualcosa di stantio e di vecchio. È molto piacevole, carina, l'ho amata tanto anche come post doccia o nella mattina presto per fare una passeggiata senza avere qualcosa di pesante e di soffocante. Ho amato e continuerò ad amare lei, la fragranza di profumo di Firenze che forse mi ha rapito di più il cuore. Sto parlando di Matilda, la prima donna che Dante incontra nella sua Divina Commedia. E il profumo di Firenze in questa linea ispirata a Dante ci fa rivivere proprio tutti gli step dall'inferno al paradiso. Matilda è un profumo che all'interno ha fiore di pesco e violetta, mi piace moltissimo, sa proprio di crostatina, che in realtà vira un po' più sull'albicocca, sulla mia pelle. C'è sempre comunque il sentore di pesca, quindi una sorta di marmellata mista di pesca e albicocca con sopra magari delle violette come fiori eduli. È un profumo bellissimo, dolce, rotondo, mi fa veramente impazzire. Credo che sarà anche lui un mai senza, una volta finito lo ricomprerò perché mi sta accompagnando come profumo firma, lo sento veramente molto mio, è un profumo davvero che ne vale la pena. Anche qui io vi consiglio anche di acquistarlo a scatola chiusa perché è troppo buono. Parliamo di 89 euro per 100 ml, quindi anche qui un ottimo rapporto qualità-prezzo. È sì di nicchia, però ne vale la pena. Matilda è uno di quelli che, insieme a Buontalenti che ho e Niveus che invece è in wishlist, mi piacciono di più in questa gamma di profumo di Firenze. Punterò anche a Niveus che invece è un po' più arioso e luminoso. Se vi piace quindi qualcosa che possa assomigliare ad una crostatina di albicocche e pesche con delle violette,
lui fa il caso vostro. Io già solo allo stappo veramente mi mette di buon umore. Mi sta accompagnando quando non so proprio quale profumo indossare. In realtà poi scelgo Matelda. Mi piace tanto e l'ho indossato in svariate occasioni, sia lavorative che anche un po' più meno formali, quindi in cene con amici. Mi piace sempre in qualsiasi occasione, credo sia perfetto anche per un uomo a cui piaccia però una parte un po' dolce di una fragranza, ad una ragazza, ad una donna, insomma è perfetto veramente per tutti. Ho amato tanto poi questo mese due profumi, di cui uno è una grande novità, di Boys 1920, mi raccomando è Boys perché è acronimo di Bottega Italiana Spigo Firenze 1920. Lui è oro rosa, è un profumo davvero fresco, floreale, fruttato. All'interno troviamo sia una parte floreale molto spiccata e molto anche femminile e sensuale, ma guardate che bella poi. Ma vi posso dire che la parte fresca e succosa del lici all'interno lo rendono veramente un profumo elegante, sì, ma fresco, perfetto per il caldo. Mi piace tanto e dura veramente tantissimo. Una grandissima scia, ottima proiezione, bellissima durata, acchiappate tantissimi complimenti, attenzione anche quindi con gli spruzzi, siate oculati. È un bellissimo profumo e anche lui è un mai senza, perché oramai mi ci rivedo in determinate fragranze, quindi come se volessi tenerle nella mia collezione sempre lì fissi in quattro stagioni e non abbandonarle mai, perché la combo degli eventi nei quali ho indossato queste fragranze, il sentore buono di queste fragranze mi fa già stare bene al pensiero solo di, insomma, di sentirle. Quindi questo succede quando associo persone, luoghi, ricordi a bellissime fragranze come oro rosa. Un altro bello di questa linea è anche oro bianco, che non ho ma che ho messo in wishlist. Se vi piace quindi una parte floreale spiccatamente femminile con una parte fruttata, fresca e succosa, puntate su oro rosa. E di Boys non è finita qui, perché tra le altre cose sono tornati anche dai miei amici di Neos, quindi adesso Boys lo ritrovate sul sito di Neos. Un altro utilizzatissimo è Frammenti. Frammenti è di un'eleganza estrema sia nella presentazione che nella scia. Originalissimo, non ho niente che possa lontanamente somigliare a Frammenti. Io l'ho sentito ad Exans. È un incensato con del caramello, molto strano perché io non amo gli incensati, ma è ben miscelato. Guardate anche l'eleganza della presentazione, questa bottiglia con queste preziosissime lamine d'oro lo rendono veramente unico, bellissimo come presentazione, è veramente bello proprio da appoggiare lì sullo scaffale. Frammenti è ancora più forte di oro rosa. Anche lui mi hanno fermato per fare dei complimenti, l'ho indossato ad un compleanno di 40 anni e qualche ragazza mi ha detto, perdonami, che profumo è? È veramente dolce, sensualissimo, bellissimo. Questo bilanciamento perfetto di incenso e caramello non fa prevalere mai una parte piuttosto che un'altra. È un profumo anche molto misterioso secondo me, seducente e sensuale. È bellissimo e fate davvero un figurone con questo profumo. Ero un po' scettica nell'utilizzo costante perché mi frenava nella piramide dell'incenso, ma invece è una parte un po' più interessante, a piccoli tratti fumoso, che smorza anche questa dolcezza, che lo rende un profumo anche più adulto, ed è veramente bellissimo. Effettivamente lo considero un grande profumo adulto, e quindi non è una dolcezza innocente. Mi piace tantissimo e lui è Frammenti, una delle nuove novità di Boys 1920. Poi ho amato la nuova creazione della mitica Caterina Roncati, la mia strega del cuore. Sto parlando proprio di Violetta Mannara di Strega del Castello. È un profumo veramente di una violetta al crepuscolo. È frizzantino e anche un po' minerale al naso, sa proprio di attesa e di
voglia di cambiamento, di attesa, di metamorfosi e volontà di abbracciare questo cambio. L'aria è un po' frizzantina, ma anche appunto crepuscolare. Violetta Mannara davvero rappresenta al meglio una parte dolce e una parte coraggiosa di chi deve veramente abbracciare un cambiamento e lo fa con grande coraggio. È una bellissima creazione, per me sono tutte meditative, evocative, magiche, piene di energia, elettriche le sue creazioni, e soprattutto se conoscete tutta l'ideologia di Caterina potete ben capire che è tutt'altro che una creazione scontata. Non vi aspettate la Violetta innocente, carina e talcata, perché invece Violetta Mannara è una fragranza dalla grandissima personalità, profumo unisex, anzi veramente sono tutte genderless le sue creazioni, quindi non c'è una declinazione. Al mio naso questa violetta è veramente potente, ma non è potente la sua parte talcata, bensì la sua parte umida, sa quindi di parte polverosa e quiete della violetta, ma anche di sottobosco umido, e quindi di questo intreccio di attesa e rinnovamento, e in attesa appunto di metamorfosi e cambiamento, come vi dicevo. Una bellissima fragranza, ma non è l'unica che ho utilizzato in questo mese, l'altra ve la presenterò prossimamente. Lei comunque è super promossa, è la nuova Violetta Mannara di Strega del Castello di Caterina Roncati. Ho amato, ho ripreso a riutilizzare questo mese Amethyst di Lalique, che trovate intorno ai 20 euro su Notino. È uno de parfum però molto leggero, molto discreto, si atteggia quasi come se fosse un eau de toilette, quindi molto leggero e leggiadro, sa proprio di rovi di more, di gelso, di frutti rossi, con un pizzico frizzante di lemon soda all'interno, quindi mi sa proprio di cocktail analcolico, bello, fresco e ghiacciato. Un ottimo profumo, ottimo rapporto qualità-prezzo, lo inserisco sempre nei miei low cost con grande entusiasmo perché ne vale la pena. L'ho riscoperto con molto piacere parlando appunto, come vi dicevo, con Giorgia Mitch, e vi dico la verità, sto ripescando un po' tutti i miei amori low cost che continuerò a portarvi sul canale. E se questo qui invece è un eau de parfum che si atteggia come eau de toilette, io adesso vi mostro due amati che sono l'esatto opposto, diametralmente opposti, quindi sono delle colonie intense che in realtà invece si atteggiano proprio come dei profumi. Sono veramente eleganti, bellissimi e raffinati, che vi presenterò molto presto singolarmente sul canale. Sto parlando delle colonie intense di Emanuela Biffoli. A parte la bellezza delle scatole, qui abbiamo Daphne e Apollo e qui un bellissimo fregio. Parliamo di Damasco e di Amor. Amor, le nozze di Caterina, e Damasco, la dama con ghirlanda. Sapete che io vivo in un posto bellissimo, chi mi segue su Instagram lo sa, e spesso io mi vesto anche con vestiti in seta per un corteo storico. Ho utilizzato proprio Damasco con questo sentore di rimando ad una regalità sovrana, una regalità che non è solo nell'abito e nella ricchezza materiale di quello che si indossa, ma di quello che ci si sente dentro. Damasco è veramente forte, ma gentile nei modi. C'è una parte veramente talcata che mi fa sentire in ordine anche con i miei pensieri. Ha un'ottima scia, ottima proiezione, guardate anche il jus come è concentrato. È una colonia sì delicata in apertura con rosa bulgara e violetta, ma vi posso dire che il legno di cedro lo rende ancora più dolce, e la parte più adulta e più interessante è data anche dal patchouli. Sul fondo poi ci sono anche delle bacche di vaniglia e dell'ambra che rendono molto più caldo il profumo. È una bellissima colonia che in realtà ha una grande durata. So, ma io non ho ancora provato, quindi non vi posso dare conferma, che esistono bagno doccia e creme corpo abbinate a queste colonie, quindi è bellissimo poter prolungare questa scia
con altre profumazioni e prodotti per il corpo. Per adesso io vi mostro Damasco, che ho utilizzato con grande piacere proprio per questa parte talcata, ma se non mi piace una parte talcata, un altro che ho utilizzato veramente tantissimo e mi hanno fermato spesso è Amor, le nozze ispirate alle nozze di Caterina de' Medici. All'interno che cosa c'è? Incenso e pepe nero, e quindi può sembrare forte, ma questo è il cuore, perché la sua apertura invece è zuccherina, anche a tratti giocosa e gioiosa, perché sa di fragolina di bosco. E poi ci sono raffigurati Daphne e Apollo, e in questo profumo io ci sento proprio la rincorsa dei due, questa parte zuccherina e anche un po' dispettosa di Daphne con questa parte di fragolina di bosco, che in realtà nella sua asciugatura su di me sa di uva fragola, è divino, è bellissimo. E la parte poi di Apollo un po' più seria, un po' più forte, del cuoio, dell'incenso e del pepe nero. È un profumo formidabile e ho riempito una stanza, quindi pensate voi, queste colonie intense mi hanno detto: che buon profumo di vino, ma chi è? Ed ero io, ovviamente lo sapevo, e pensavo fossero più blande come colonie, invece fanno veramente un figurone, hanno un costo veramente contenutissimo, parliamo di 100 ml per 29 euro, quindi potete fare anche un bel regalo. C'è del bambù, del muschio bianco, del vetiver, questo intreccio amoroso sia di Daphne che di Apollo, ma anche come omaggio ad un grande amore di Caterina ed Enrico di Valois, vi posso dire che secondo me potrebbe anche essere un profumo perfetto per una coppia, proprio da dividersi, perché c'è questa parte zuccherina e questa parte un po' più seria. Mi piace tantissimo e non sono le uniche che ho provato, però ho dovuto scegliere questo mese, vi posso dire che ho utilizzato sempre loro due, ma sapete perché ve le ho mostrate anche su Instagram, quindi ne valgono veramente la pena. Poi questo mese ho testato e amato tantissimo il mio caro Teodoro Scalotinis, e io ho utilizzato ben 3 fragranze, più di tutte, perché in realtà le sto utilizzando tutte perché vi sto preparando proprio il video. So che vi interessa molto perché Teodoro Scalotinis è un brand di nicchia greca, che però ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché sono 50 ml di Eau de Parfum con una buonissima resa ad un prezzo di 45 euro, quindi davvero parliamosi di nicchia, ma ad un costo che è anche meno di quello di un profumo commerciale. Soprattutto hanno una scia veramente originale. Quale ho utilizzato? Ho utilizzato tantissimo Plumeria. Plumeria è sì floreale, proprio dal nome della plumeria, dal frangipane, però vi posso dire che questo profumo dopo qualche secondo sa di pulito, quindi io lo vorrei tanto inserire in un prossimo video nei profumi che sanno di pulito, perché ha una scia saponosa e io l'ho indossato parecchie volte con un abbigliamento bianco, non lo so, mi dava l'idea di prolungare questo senso di pulizia, di candore, di compostezza, di decoro, e l'ho utilizzato e molte persone vedevo proprio un atteggiamento diverso, più predisposto, come se deste un'immagine veramente più ordinata di voi stessi. Quindi Plumeria l'ho utilizzato in questo senso come profumo che sa di pulito. La parte floreale è veramente delicatissima, ma su di me c'è questa parte di saponoso che è bellissimo. Credo potesse assomigliare alla saponetta Camai, quella che c'era un tempo. Mi piace tanto, e anche qui perfetto unisex, ci sono delle ottime materie prime utilizzate, il naso è proprio lui, Teodoro Scalotinis, ha ideato anche dei profumi per gli attuali regnanti Carlo e Camilla, quindi è veramente un'ottima casa profumiera. Poi che cosa altro ho utilizzato? Ho utilizzato uno che è chiacchierato poco ed è Sea God. Ed è veramente buonissimo. Sea God ha un non so che di colonia maschile e mi piace proprio tanto per questo, quindi l'ho utilizzato con un look un po' più androgino. Sa di mare, è un profumo perfetto che a me rimanda l'idea di Nettuno, un profumo marino che sa anche di un
una sorta di colonia maschile, quindi questo sentore molto mascolino, spiccato e forte, che mi ha dato un po' più di sicurezza con dei look che si sposano al meglio nella versione un po' più androgina. Mi piace tanto, ho chiacchierato poco, probabilmente perché ha questo sentore un po' più di colonia maschile che non può piacere a tutti, ma vi posso dire che invece io l'ho rivalutato tantissimo. E poi che cosa ho utilizzato? Uno che ho presentato anche nella live della nostra congrega profumata sul canale di Nasodani, recuperatela se non l'avete ancora visto nella sezione dal vivo sul canale di Nasodani, che ho fatto anche insieme alla nostra Laura On Light. Lui è Lemon Tart, è una perfetta tartina al limone ed è un profumo che, nonostante sia un gourmand, posso dire che è un perfetto unisex, perché ha un'apertura che può ricordare un pochino il Lasta al limone. Quindi qui direte: che cosa ci stai consigliando? No, vi posso dire che a me piace tanto perché ha un'apertura un po' più acidula, che smorza la parte di frolla, perché qui dentro c'è proprio crostata, crema al limone, panna, vaniglia e burro. Infatti la sua asciugatura è veramente molto vanigliata e burrosa, ma è un bellissimo profumo fresco e per l'estate, proprio perché ha questa apertura acidula che va a smorzare tutta questa dolcezza di patisserie che potrebbe, insomma, dar fastidio con il grande caldo. Anche lui è stato un super complimentato. Io sono veramente molto affezionata alle Lemon Tart e al brand di Teodoro Scalotinis, perché mi piacciono tutti. Sto puntando anche a quello Jasmine of Athens, a Symposium, I Am Beautiful, ce ne sono veramente tantissimi, Gardenia, insomma sono tutti veramente veramente belli e per un costo veramente contenuto. Tra l'altro la boccetta è anche comoda da portarsi dietro perché è molto compatta. Essenziale sì, sicuramente, però vi permette anche di vedere subito, istantaneamente, che fragranza avete sott'occhio. Quindi utilizzatissimo in questo mese appena trascorso, Lemon Tart. E concludiamo questa carrellata dei profumi che ho utilizzato tanto nel mese di maggio con Sonic Flower di Room 1015. È un brand veramente di nicchia, ma accessibile, ma persone un po' freak, nel senso è tutto studiato nei minimi dettagli. Guardate bene i colori, perché adesso vedrete il perché è studiato nei minimi dettagli. Sonic Flower fa parte di una collezione dedicata anche alla musica, perché tutto Room 1015 che è dedicato alla musica. Tutto studiato nel design, nella presentazione, nulla è lasciato a caso. Ho un codice sconto per voi che è Daria10, ma ovviamente vi voglio descrivere la fragranza. Guardate qui, ecco studiato, giù arancione come la parte esterna e come la scatola bianca questo tappo di madreperla. Sonic Flower, non vi aspettate qualcosa di bouquet floreale, ma è un iris davvero molto molto avvolgente, quasi come se fosse cremosa. Sonic Flower è sicuramente un iris atipico, perfetto unisex. La fragranza Sonic Flower a me ricorda tantissimo i pastelli, i trucioli dei pastelli Giotto di legno, quindi mi piace tanto. C'è questa parte legnosa ed è un iris veramente poco cosmetico, ma c'è più una parte terrosa dell'iris e una parte di legno. Se vi piace per esempio Iris Pallida di Mary Jane, vi può sicuramente piacere lui, che è un grande unisex, ottima durata, perfetto sillage, quindi vi consiglio anche di dare uno sguardo al sito e di approfittare allo sconto. Mi piace tanto e mi conforta questo sentore di matita temperata, e so che anche Nasodani concorda con questo sentore, perché appunto mi rimanda a dei bellissimi momenti di quando ero più piccola. Ma soprattutto è un profumo che ho utilizzato tanto per lavoro, con abiti formali, ma vi posso dire che è capitato poi di dover andare a fare un aperitivo, ovviamente non cambiavo profumo, quindi si adatta un po' a tutte le circostanze e non stonate, non rischiate di essere fuori luogo. Anzi, è un profumo che sa di lusso ma non gridato, è una scia che sa di buono, di lusso,
afflusso di fragranza, anche un po' altolocata, ma che vi permette di non stonare nelle situazioni, quindi di non essere tutto troppo o di essere troppo anche sfacciati. Questa parte che io continuo ad annusare ed è bellissima, di matita temperata, mi attira troppo. È veramente inusuale trovare questo sentore in un profumo. Sonic Flower, quindi, secondo me è il perfetto profumo per l'estate, che abbia sì un sentore leggero, ma anche una parte un po' più seriosa e di un iris più terroso che cosmetico. E questo è quanto, io spero di avervi tenuto compagnia, di avervi strappato un sorriso. Attendo a questo punto quale profumo vi ha incuriosito di più, che approfondiamo la recensione, e se vi va di dirmi i vostri preferiti scrivetelo per favore giù nei commenti. Non vi dimenticate di supportare il mio canale lasciando un like, commentando qui sotto, attivando la campanella per non perdere tutti i nuovi contenuti e ovviamente iscrivendovi al canale. Vi aspetto per 4 chiacchiere live su Instagram, mi trovate sempre come Lilla Cupcake, e se vi va ci vediamo ad un prossimo video, spero tanto di sì. Io vi mando un bacio grande e alla prossima, ciao!